Molti tifosi si chiedono perché si chiama Lazio e non Roma, e anche di tifosi giallorossi, per prendere in giro i tifosi della Lazio, dicono non avete neanche il nome della capitale. Bene, in questo video vi spiegherò perché i fondatori della società podistica Lazio scelsero il nome Lazio e non, per esempio, Roma. Ciao a tutti da Vittorio. Allora, in questo video vi voglio spiegare perché i fondatori della società podistica Lazio hanno optato per questo nome anziché Roma. I motivi in realtà sono molteplici, non c'è solo un motivo unico. Come sapete, la Lazio nasce come società podistica. A Roma c'erano già altre società di altre attività, per esempio ginnastica, eccetera. E uno dei motivi per cui non si è capata società podistica Roma o società podistica romana è quello di non incorrere in problemi di omonimia. Per esempio, come spiega il fondatore della Lazio nella sua autobiografia, Le mie memorie, Luigi Bigiarelli, dice che non voleva che, per esempio, la sua società podistica fosse confusa con la società ginnastica romana e per questo motivo non scelse il nome Roma. Ma questo non è l'unico motivo che spinse Bigiarelli a chiamare Lazio, la società podistica fondata nel 9 gennaio 1900. Se stai ancora guardando il video, vuol dire che ti interessa. E allora perché non ti iscrivi al canale? È assolutamente gratuito e ogni giorno caricherò due nuovi video sulla Lazio, uno alle 12, uno alle 14. E quindi per non perdere questi video, visto che ti piacciono, perché non ti iscrivi? Clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti invierà una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Grazie. Infatti l'intenzione di Bigiarelli era quella di coinvolgere anche gli sportivi della regione Lazio e non limitarsi solo alla città di Roma, ma neanche questo è il motivo principale di questa scelta. Bigiarelli infatti decise di chiamare l'associazione sportiva Lazio ispirandosi alla regione storica del Lazio, un omaggio all'antica civiltà latina, all'antica regione storica del Lazio. Bisogna fare attenzione perché molti sono convinti che la regione storica del Lazio corrisponde alla regione attuale del Lazio. Non è assolutamente così. Infatti, il Lazio non corrisponde all'attuale regione del Lazio, bensì al territorio che è compreso fra il corso inferiore del Tevere, che lo divideva dagli Etruschi, dai territori degli Etruschi, l'Etruria, il Mar Tirreno e le paludi Pontine e Monti Sabini. Questo era il Lazio, da cui prese il nome ovviamente di società podistica Lazio. Questo era il Lazio, da cui prese nome la Lazio, anzi la società podistica Lazio. Nome che ha portato ad alcune fake news che voglio smentire in questo video. Infatti, molti, soprattutto giallorossi, segnalano che la Lazio ha iniziato a giocare a calcio solo nel 1910 e che quindi la data di fondazione della Lazio non è il 9 gennaio 1900, ma semmai nel 1910. In questo video smonterò anche questo falso mito. Infatti, la Lazio fu fondata il 9 gennaio 1900 da Luigi Bigiarelli, che, tornato a Roma dal Belgio, decise di fondare la società podistica Lazio. Lui, che era un ex fondista, fa pensare ad alcuni che la Lazio fosse solo una società di corsa. Ma che la Lazio non fosse solo una società di corsa fu evidente da subito, in quanto Bigiarelli aveva già visto in Belgio i militari inglesi giocare a questo nuovo gioco chiamato football e ne aveva parlato con gli altri fondatori della società podistica. E infatti il 6 gennaio 1901 fu registrata la prima attività calcistica della Lazio, la prima vera partita della società podistica Lazio, di calcio, anzi, come veniva chiamata all'epoca, football. E qui si evidenzia il forte legame fra Lazio e Francia. Infatti il primo vero pallone ufficiale utilizzato dalla Lazio veniva dalla Francia. Bruto Sechettini, dirigente e giocatore del Racing Club Parigi, portò lui il primo pallone alla Lazio. Sechettini, che era venuto a Roma, scoprì che l'unica società che parlava e conosceva il football era appunto la società podistica Lazio e per questo si presentò alla sede principale del club a Via Valadier 21 con questo nuovo pallone, fresco pallone di calcio. Sechettini fu importante per la Lazio perché aiutò la società a crescere insegnando schemi, metodi di allenamento e aiutando i calciatori a diventare sempre più forti. Calciatori che, essendo quasi tutti ex podisti, avevano molto fiato. Quindi ci sono prove che la Lazio giocò la prima partita ufficiale già nel 1901, smontando questa teoria che in realtà la Lazio Calcio nacque nel 1910.
Questa fonte prende spunto dal fatto che solo il 3 ottobre 1910 fu registrata la sezione calcio della società podistica Lazio, ma abbiamo già prove che il calcio già veniva praticato prima. A ulteriore conferma di questo si registra che il primo torneo assoluto disputato dalla Lazio fu disputato il 27 gennaio del 1901, in cui si affrontarono in triangolare Forza e Coraggio e Veloce Club Podistico. Questo conferma quindi che la società sportiva Lazio è nata nel 1900 e che già nei primi anni la Lazio praticava il calcio, il football, l'unica squadra a Roma a praticare il football.